Una delle cose che stiamo portando avanti qui sul canale è quello di realizzare recensioni di scarpe, di tecnologie, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Oggi sono orgoglioso di dire che per la prima volta parliamo di un marchio italiano di Adora che da qualche tempo si è lanciata, anche se ovviamente era presente sul mercato italiano da parecchi anni, si è lanciata sul mercato internazionale con l'obiettivo di realizzare scarpe veloci adatte al podista amatore non necessariamente voluto. Qualche giorno fa con Andrea Soffientini abbiamo realizzato la recensione delle Diadora Mythos Volo, di cui è uscito il secondo modello proprio qualche giorno fa. Questa scarpa è stata acquistata con i Coffi. Si tratta di una scarpa di 295 grammi, drop 11, 30 mm nel tallone, 19 mm nell'avampiede, una scarpa abbastanza classica con un intersuola in Eva, utilizza la tecnologia Blue Shield che consente, se volete, un'ammortizzazione sicuramente non da cuscino ma al tempo stesso molto reattiva e stabile. Ho chiesto ad Andrea qualche giorno fa qui dal mio giardino di casa cosa ne pensa e lui ci ha raccontato il comportamento nella corsa, le caratteristiche di questa scarpa. Se siete interessati all'acquisto metto qui sotto il link per poterla acquistare. È una scarpa fondamentalmente di qualche anno fa dal punto di vista del design e della costruzione. Vale però la pena provare una scarpa italiana. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a bermi un coffee. Ciao! Ciao Andrea, oggi recensiamo per la prima volta un paio di scarpe di Adora, le Mythos Volo. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, intanto stavo tirando fuori il plantarino estraibile Ortholite. Diciamo che sono un po' perplesso da quello che dice Diadora di questa scarpa. La vendono come scarpa da gara ed allenamento veloce, ma secondo me è una scarpa da lento fatta e finita. Scarpa super classica, c'è tanta ciccia, relativamente leggera per tutta la ciccia che c'è addosso. Dovrebbe essere sui 3 etti di scarpa, quindi ti dico, è ormai quanto è? 5-6 anni che non vediamo più scarpe sopra i 300 grammi, quindi un po' un tuffo nel passato. E se guardi la scarpa in sé, sembra sì una scarpa di 6-7 anni fa. Secondo te, Andrea, per chi sono adatte queste scarpe? Contando che non è una scarpa da lavori e da gare, direi che è una scarpa per tutti gli atleti che vanno sotto gli 80 kg, diciamo, quindi atleti da 60 kg agli 80 kg le possono usare tranquillamente. Magari gli atleti da 60 kg le possono usare per le corse più lunghe o per le corse di recupero, invece gli atleti da 80 kg le possono usare per le corse più brevi. Per quale distanze le utilizzeresti? Ma fondamentalmente le utilizzerei per tutte le distanze fino ai lunghi lenti. Diciamo che i lunghi qualificati invece non le utilizzerei perché dopo diventano relativamente pesanti. Invece a livello di ritmi so che comunque è una scarpa abbastanza reattiva perché l'intersuola tra virgolette è abbastanza ammortizzata ma al tempo stesso permette di spingere. Cosa ne pensi? L'impostazione della scarpa, ti dico, l'ho provata e non è così troppo veloce come si dice. Non la sento una scarpa da allenamenti veloci. Ti dico, se ci vuoi fare un lento svelto secondo me ti esce tranquillamente, però cioè, guarda, davvero una scarpa abbastanza pesante, farci delle corse lunghe svelte o comunque svelte dopo risultano abbastanza stancanti. Invece Andrea, sono rimasto comunque sorpreso dalla tomaia che è particolarmente strana soprattutto sulla parte laterale. Cosa ne pensi? Intanto guarda qua la zona della conchiglia, è una conchiglia bella spessa, bella dura, non si piega. La tomaia sembra, ti ricordi le vecchie Adios 1 che avevano quella finta pelle? Ecco. Terranina, no? Si chiamava. Comunque sì, hanno vagamente quel ricordo, hanno delle parti riflettenti che non sono mai male per le corse d'inverno, al buio, e anche in avampiede c'è questa parte qua che tanti atleti hanno quel grosso problema di bucare le scarpe dove c'è la luce, invece qua è praticamente impossibile. Per il resto è una tomaia in mesh classica. Invece diresti stesso numero, questo è il tuo numero 27,5 US 9 oppure mezzo numero in più?
Allora me la riprovo per certezza, ma sì, confermo, non ho mai avuto problemi con le corse che ho fatto e devo dire che lo stesso numero va benissimo. Sono abbondanti in avampiede, ma rimangono abbastanza salde, quindi direi stesso numero. A livello di battistrada, che sensazione hai avuto, soprattutto sui cambi di direzione e in pista bianca, come l'hai visto? Battistrada è buono, diciamo nulla da segnalare, ci sono delle zigrinature più piccole, zigrinature più grandi, non mi si sono mai incastrati i sassi, quindi direi bene. C'è qua una zona abbastanza strana che non ho capito cosa serve, dentro sembrano dei Lego, plastica, e non ho capito se serve per tenere il piede in posizione, per tenerlo più stabile, non ho capito. Questa ho solamente paura che con un sasso preso in quella zona lì si possa spaccare, perché è plastica dura. Invece a livello di intersuola, come l'hai sentita, e soprattutto per chi dovesse appoggiare di tallone, pensi che sia comunque molto ammortizzata oppure nella norma? Intersuola risulta leggera perché comunque è morbida, non so come spiegarci, ce n'è tanta e ti tiene il piede ammortizzato e per tutto quel cuscino che c'è ti aspetteresti che pesi ancora di più, e invece dopo alla fine al piede risulta relativamente leggera. Per chi corre di tallone secondo me è perfetta, perché c'è tanta ciccia, tanta protezione, e conta che c'è anche sto supporto mediale che dà una grossa mano ai pronatori. In effetti a livello di stabilità, come l'hai vista, mi sembra una scarpa molto stabile, anche proprio legato non soltanto a questo supporto ma anche all'intersuola stessa. Sì, guarda, ti dico, questa zona qua, questo centimetro che sale, sembra intersuola, invece no, è solamente una specie di conchiglia laterale che fa una specie di guide rail, credo. E niente, quindi risulta molto stabile, poi conta questa conchiglia bella dura, la zona qua che è abbastanza larga anche nel mezzo piede la fa sembrare quelle scarpe americane che non hanno bisogno di controllo della pronazione. Dal tuo punto di vista, qual è secondo te la durata di questa scarpa, soprattutto sapendo che è pensata per podisti amatori sopra i 75 kg, quindi cosa ne dici? Ma diciamo che la scarpa durerà abbastanza, sotto i 75 kg gli atleti la potranno usare per i soliti 800 km tranquillamente, sopra gli 80 kg secondo me, sopra i 75 kg la possiamo usare per quelle corse, dicevo prima, brevi, non per troppi chilometri, perché comunque è una schiuma che secondo me andrà a degradarsi presto. Cioè presto, 600 km per chi pesa sopra i 75 kg, secondo me. Poi bisogna sempre vedere un pochino. Contando che le corse saranno brevi, secondo me dureranno su quei chilometraggi lì. Invece, ultima domanda, dal tuo punto di vista, quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Ma un pregio sicuramente che è una scarpa italiana e quindi bisogna spingere un po' il brand, la conchiglia che è abbastanza dura, anzi molto dura, la scarpa che esce da 300 grammi è molto protettiva, la scarpa è molto pesante ma alla fine per fare i lenti risulta una buona scarpa protettiva, e se c'è voglia di spingere un pochino di più puoi farlo. Lato negativo è che viene venduta come scarpa da gara o allenamenti forti, ma secondo me no. Diciamo che fa il suo ottimo lavoro nei lenti, non per quello che è stata concepita. Va bene, grazie Andrea. Nei prossimi giorni testeremo ulteriori scarpe e faremo altre recensioni. Spero di vederti presto, buone gare, ciao, alla prossima. Ciao, grazie e buona giornata a tutti.